Per il quarto giorno consecutivo migliaia di persone, fra cui molti studenti, hanno marciato per le strade di Sana'a verso il palazzo presidenziale chiedendo le dimissioni di Ali Abdullah Saleh, al potere da 32 anni. La polizia ha tentato di bloccare e disperdere il corteo, poi i manifestanti si sono imbattuti in un gruppo di sostenitori filo governativi con i quali è stato scontro. Queste persone ci stanno attaccando e la polizia è loro complice e permette che ci colpiscano. Non solo non interviene, ma li incoraggia. Anche ieri erano stati numerosi i feriti fra le due opposte fazioni. Noi siamo con lo Yemen nella nostra leadership politica, rimarremo leali, rifiutiamo di distruggere lo Yemen. I sostenitori del presidente sottolineano l'importanza delle concessioni fatte, come l'impegno di Saleh a non ricandidarsi nel 2013. Ma per molti yemeniti questi annunci arrivano fuori tempo massimo.